Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo superato la grotta di Goma e siamo arrivati alla prossima città. Ma sono tornato indietro per un semplice motivo. Avevo bisogno, o meglio, in realtà non avevo bisogno, ma ho voluto livellare un po' i nostri personaggi. Il metodo è molto semplice, ma all'inizio può essere un attimo complicato. Come vedete, i nostri personaggi sono al 13, al 13 e al 13, con tutti quanti, diciamo, gli equipaggiamenti migliori che abbiamo in questa zona, con 6.000 e passa monete. Ovviamente ne avevo di più, ma le ho dovuti spendere. Qual è il metodo per livellare? È molto semplice. Prima di tutto, curiamo un attimo Ivan. Ecco qua, che se no ci crepa. Allora, esiste un piccolo spot fra il ponte rotto e la città precedente, ovvero questa zolletta qua di terra. Questa zolletta di terra va a confinare, o meglio, entra nella zona di competenza della zona successiva a questo ponte rotto, che ovviamente noi non dovremmo essere in grado di attraversare. Ma sfruttando questo piccolo spazio, che parte esattamente da qui e finisce qui, proprio a pelo dell'acqua, noi incontriamo nemici di un livello molto più alto, livello talmente alto che potrebbe addirittura shottarci all'inizio. Ecco perché dovete avere fortuna nel trovare gruppi o da due o da uno solo di nemici. Quindi piano piano, ogni volta che combattete, salvate a ogni combattimento, usate ovviamente gli attacchi più potenti che avete fino a quel momento. Ecco qua, appunto, per esempio Ivan possiede l'attacco di fulmine che fa un bel po' di danno, noi abbiamo l'attacco, quello che fa, ecco, esatto, muovere la terra. Purtroppo Ivan del gruppo sarà sempre quello più debole e quindi dovrete fare un filino più di attenzione nei suoi confronti e metterlo in difesa nel momento del bisogno, sia mai che il nemico sia più veloce di voi e finisca esattamente per attaccarlo. Mamma mia, il rischio in questo momento. In teoria Ivan dovrebbe riuscire a sopravvivere al colpo. Lo mettiamo in difesa. Ragnarok. E addio al gorilla. Abbiamo ottenuto 143 punti esperienza e 221 monete. Ed ecco come si farmano a inizio gioco un sacco di soldi e qualche punto esperienza extra. E ovviamente, se avete bisogno di ricaricarvi, cosa che vi consiglio di fare, è di tornare ovviamente alla locanda, questa qui, che costa solo 12 monete. Voi ne guadagnerete dalle 100 alle 200 circa. È una spesa minima, ovviamente. Chiaramente dovrete riuscire a fare più danno possibile nel minor tempo possibile e poter subire più colpi possibile. Questo, infatti, vi consiglio di farlo fin da subito. Le monete che prendete all'inizio, andatele subito a spendere nella prossima città, compratevi tutti gli equipaggiamenti di difesa e di attacco che vi servono e via, iniziate a farmare. In questo momento, infatti, siamo a un livello probabilmente superiore alla media di questa zona. Direi che non dovremmo avere problemi, a parte l'equipaggiamento, diciamo. Però già nelle prossime città i soldi ce li avremo, siamo a posto. Ed eccoci di ritorno a Bilibin. Dobbiamo ovviamente avanzare, ma ci dobbiamo anche ricordare come dobbiamo avanzare. Ovviamente il palazzo è chiuso. Lord McCoy è così sconvolto dalla maledizione che non riesce neppure a mangiare. Wow, certo, certo. Allora, io intanto mi prendo quella noce. A proposito di noci, oltre ai soldi, ovviamente, i nemici di prima ci droppano anche qualche begli oggettini, tra cui, raramente succede, bombe del sonno, bombe del fumo, cosa molto più comune, il che è assurdo, a inizio gioco, fiale che curano 500 punti salute. Anche le noci, sì, per carità, ma le fiale, sono una bella botta ora come ora. Vediamo, qualcuno ci dirà come entrare? Intendi dire che sono io la responsabile di questo? Non so neanche di cosa parla. Quella maledizione dello spirito dell'albero è pura superstizione. A me interessa solo vivere in un grande palazzo. Wow, che stronzo. Hai visto la palizzata che abbiamo costruito sulla strada di Colima? Sì.
Non è bellissima perché l'abbiamo costruita in fretta e furia. Non sapevo che dovesse servire per bloccare la strada per Colima. Eh beh, certo. Chi poteva immaginare, no? E allora dove dobbiamo andare? Bella domanda. Proviamo a proseguire. Vediamo cosa succede. Se andiamo verso nord, che cosa incontriamo? Incontriamo un'altra grotticina che credo... Esatto, l'entrata della grotta di Vilibin. Questa grotta per il momento mi sa che è inaccessibile, o meglio una parte di essa. Come potete vedere lì c'è una piantina che anche qua, come già vi dicevo, dobbiamo ricordare. Ci sono un sacco di cose che dobbiamo ricordare purtroppo. Ed è... se non te le ricordi è un po' difficile ricordartele. È una frase stupidissima, quello che ho appena detto me ne sono reso conto fin da subito. Però se non te le ricordi tutte, cioè devi avere a mente quella l'ho lasciata indietro, quello dobbiamo ancora andarlo a fare. Molto spesso è tutto dovuto al tipo di abilità che ottieni ovviamente più avanti nel gioco. Ovviamente tu non hai tutte le abilità. Come abbiamo visto l'altra volta, ci serviva l'abilità di ghiacciare la pozza d'acqua e ovviamente quell'abilità ora come ora non l'abbiamo. Non abbiamo neanche un adepto che potrebbe fare una roba del genere, giusto? Vai e ammazzali tutti. Quello è un troll di caverna? Beh, il troll è andato. Sai che pensavo sarebbe morto? Io ogni tanto lo utilizzo Ivan per fare gli attacchi fisici, perché alla fine Ivan non è scarso a livello fisico, solo che ovviamente non è portato a fare gli attacchi fisici. Però Ivan, a differenza di un altro mago che vedremo più avanti, ha anche la possibilità di utilizzare... sì, dai. Anche delle lame, ovviamente lame corte. Tipo quella del ladro, se non ricordo male, poteva usarla, ma non ne sono sicuro. Avrei dovuto provare, ma ovviamente Ivan è più portato alla magia che all'attacco fisico. Oh, ma guarda, c'è del ghiaccio qui. Chissà cosa dobbiamo fare. Te lo dico io. Per il momento nulla. Ecco cosa. Già, anche qua non possiamo passare. Vediamo. Siamo arrivati nelle zone fredde e credo che stiamo andando oltre ciò che dobbiamo fare. Mi sa che stiamo andando un po' troppo avanti. Già, decisamente troppo avanti. Non dovevo già arrivare qua. Però, questo ci dà un vantaggio ora come ora. Ci dà un vantaggio. Possiamo già comprare... Oh, giusto, voi siete a casa malati ora. Ah, mi servono armi. Non posso vendere armi finché non sono guarito. Oh, i brividi, ecce. Esatto, mi ero dimenticato di questa cosa, purtroppo. In teoria già potremmo avanzare in questa zona se volessi fare il pignolo. Potrei già prendere il successivo companion perché già in teoria siamo molto avanzati. Però non vorrei rompere il gioco. Sai cosa? Voglio fare prima il cacchio di faro di Mercurio. Ho deciso. Tanto abbiamo livellato apposta, no? Siamo pronti per questo. Andiamo a spaccarlo, sto cazzo di faro. Ahimè, c'è una forte epidemia. Se non volete ammalarvi è meglio che fuggiate subito. Lo so, signora. Ma guarda, una bottiglia vuota. Fa sempre comodo. Aiuto! Nonno, nonno, resisti! Oh no, è orribile! Cercate mia, vi prego, cercate mia! In realtà credo che sia stata la signora a dire oh no, è terribile. Bimbo, sai dov'è mia? Salve, siete nuovi di Emil. Vi avverto, c'è in giro un tremendo raffreddore, cercate di non prendervelo. Grazie. Allora, prima di tutto voglio andare a quell'albero. Seconda cosa, credo... Esatto, che posso spostare il pupazzo di neve. Geco controlla il vaso e abbiamo trovato 9 monete. Siamo ricchi. Ehi, sto congelando. Mia è qui. Non lo so. Stiamo cercando la suddetta Mia, no? Ecce, epidemia ha colpito quasi tutti. Anch'io ho la febbre. Ecce, che sarà di noi senza Mia? Ecce. Lo so. C'hai ragione, vecchio. Allora, con calma. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ecco fatto. A posto. Vediamo cosa c'è qua dentro.
un'altra fiala. Che bello. Le fiale sono bellissime. Sfumeggiante. Detto ciò, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tac. E a posto, siamo dentro la caverna. Grotta cascate di Emil. Io un salvataggio lo farei perché non mi ricordo se questo fugge. In ogni caso, credo di no. Digimarte Febbre si unisce alla Jacob. No, mi dispiace, ti devi unire a un'altra persona. Vediamo però cosa ci rende. Meteor colpo e aspetta, crescita non è male. Crescita in Scud, credo. Ho il dubbio adesso, aspetta. Allora, ci aumenterebbe l'attacco, ci diminuirebbe la difesa, però ci aumenterebbe di poco l'agilità. Beh, non è male. Facciamo così un attimo. Vediamo cosa succede se ci scambiamo. Garret perde tutto tranne l'attacco. Però anche lui imparerebbe Meteor Colpo e Crescita. Noi non guadagneremo nulla. Ok, se invece facciamo Febbre e Soffio. Saetta, Mega Saetta, Crescita, Ipercrescita e anche Rimedio. Noi otterremo Astroscoppio e Gaia. Preferisco fare così per il momento. Sì, lo so che continuiamo a fare avanti e indietro, ragazzi. Però è questo il bello di questi giochi, mamma mia. Mi piacevano un sacco che ottieni l'abilità giusta e decidi, faccio subito il torneo indietro per fare quello che devo fare. Mi piacevano un sacco fare queste cose, perché mi davano un senso di aver capito come funzionava il gioco e di essere completo a quel modo. Vediamo un meteor colpo. Waka! 109 di danno. Cristo, che male. Sai che quasi quasi glielo lascio al protagonista, quello di fuoco, adesso? Perché effettivamente un piccolo bonus all'attacco, schifo non mi fa, Eccoci di nuovo alla grotta di Bilibin e utilizziamo la nostra nuova abilità che abbiamo appena ottenuto per far crescere, esatto, questa piantina e salire di sopra. Chissà mai che non ci sia qualcosa che possiamo già prendere, vero gioco? Come faccio a scendere di qua? Perfetto. Allora, eccoci nella grotticina nuovamente e... uno spadino elfico. Bello. Vediamo. Certo, non è il premio migliore della vita, per carità, però schifo non ci fa. 133 di attacco, vediamo. A Garrett 105 e a Ivan 79. Io direi a Ivan di lasciare il bastone e dare questo a Garrett per il momento. Siamo a 8013 monete. Mi piace quanto siamo preparati già adesso, mamma mia. Hai visto la vecchia coppia vicino all'ingresso della città? Oh, che peccato, era lì che mi era diretta. Devi averla mancata per un pelo, se non l'hai vista lungo la strada. Dannazione, dov'è la suddetta mia allora? Proviamo a rientrare, magari mi è arrivata. Eccola qua, infatti. Oh, sto male. Come va? Ah, mamma mia, sto tossendo e starnutendo da giorni ormai. Ti riprenderai presto. Beh, posso farla anch'io questa questa magia. Rimedio. Come ti senti ora? Molto meglio. Non sembra. No, nonno, non devi sforzarti tanto. Va bene. Grazie mio. Senza di te non oso immaginare che fine avrebbe fatto il villaggio. Non dire niente, faresti meglio metterti a letto anche tu. Non c'è spazio. È un letto singolo. Voi chi siete? Posso aiutarvi? Che è successo? Quello era il faro. Non può essere. Solo io posso. Oh no, Alex! Beh, andiamo al faro anche noi ora. Ehi tu, fermati! Non correre così velocemente! C'è qualcuno! Qualcuno è qui! Lo senti anche tu? Sì! Oltre a me, Alex è l'unico che può entrare nel faro di Mercurio. Ma questa statua mi blocca la strada! Ci penso io.
Chi è stato? Tu? Sì. Lo sapevo. Ho visto una presenza spettrale che lo spostava. Hai visto la psicoenergia? Psicoenergia? È così che chiamate questa forza? Pensavo che stessi usando la psicoenergia per curare quel vecchio, Mia. È un potere speciale che soltanto i membri della cerchia di Mercurio poi conoscono e si tramanda da generazione in generazione. In realtà io ho rimedio. Faccio così e curo tutti. Si chiama offerta. È un potere che nasce dalla meditazione. Un tempo era molto più forte. La cerchia di Mercurio. Sono un po' come gli abitanti di Vale, o sbaglio? Certo, sono i custodi di una specie di energia, proprio come noi. Dove devo andare? Devo scoprire chi sia entrato nel faro. Offerta. E vai, il passaggio è libero ora. Entriamo anche noi. E fammi passare, stupido coccodrillo, che cazzo? Dai, spostati. Che palle. Beh, ci pensiamo noi. Ma io posso mica vederle, no? Non mi ricordavo che potessi vedere le informazioni del nemico, però in ogni caso. Meteor colpo. Vulcano. Plasma. Vediamo, morirà con 2 o 3 colpi. 2 colpi. Siamo più che preparati per questa zona. Fermati, non andare da sola. Aspetta. Colui che onora il cuore della dea dovrà stare al centro di tutto, come un cigno al centro di un laghetto increspato. Vabbè, iniziamo allora a salire, anche se non sappiamo bene dove dobbiamo andare per il momento. Dove sarà andata quella ragazza? Bella domanda, secondo me è salita di sopra. Proseguiamo, eccola qui infatti, ciao. La strada è di nuovo bloccata, come posso fare? Oh, troppo lontano. Ecco a te, facile, no? Mi avete salvata di nuovo. Sentite, anche voi avete qualcosa da fare al faro? Lo sapevo. So che qui avanti ci sono luoghi che non posso superare senza aiuto. Solo quelli della cerchia è permesso di entrare in questo posto. Tuttavia, sento in voi qualcosa di speciale. Sento che posso fidarmi di voi. Mia è nella tua squadra ora. Vediamo a che livello è Mia. Mia ha 100 HP, il che è lo stesso quantitativo di Ivan. Vediamo. Livello 10. Non è neanche sotto di tanto, dai. Si può rimediare, si può rimediare. Proseguiamo. Fammi vedere la tua psicoenergia. Hai offerta e brina per il momento. Qua, tra l'altro, se non ricordo male, ci servirà più avanti un'altra abilità, se non ricordo appunto male, per passare. Oh, ma guarda. Allora, iniziamo a scendere. Io ogni volta mi dimentico sempre tutte quante le zone, o meglio, non è che dimentico le zone, mi dimentico tutti i dettagli, perché, cazzo, sono anche passati... Ero alle medie... Cavolo, saranno passati almeno 10 anni dall'ultima volta che ci ho giocato, anche di più, anche di più, Quindi, siate clementi se non ricordo tutto, tutto, tutto. Detto ciò, ora, l'acqua non è più un problema, possiamo passare per tutti i tubi. Ecco qua. Una cristallo psichico, ottimo, stavo per dire una stella mella, come Mario e Luigi. Allora... Noi abbiamo finito in questa zona, vero? Non c'è più nulla da recuperare, se non solo proseguire da questa parte, esatto. Proseguiamo. Ah, eccolo, il nostro primo nemico in 4. Ottimo. Oh, aspetta. Ho dimenticato di vedere il bastone di Mia se è buono. Vabbè, non importa. Boom. Muro ardente e plasma. Ma direi di metterti in difesa per il momento. Visto che sei quella un attimo meno pronta al combattimento, Mia. Ecco fatto.
In tre bastiamo e avanziamo al momento. Anche perché, come ho detto, siamo più che livellati. Allora, di qua è chiuso, quindi dobbiamo proseguire da questo lato. Anche se mi sa che la parte lì sopra c'era qualcosa. Adesso andiamo a controllare. Purtroppo non abbiamo... No, ho sbagliato. Abbastanza magia al momento che prendono più di tre nemici. O meglio, Isaac ce n'aveva una, solo che al momento l'abbiamo lasciata giù per ottenere queste abilità nuove. Ecco fatto. Livello 14. Ottimo. Vediamo, come facciamo a passare? Credo, esatto, che dobbiamo salire di qua. Prima di tutto, facciamo il giro. Wow, Garrett, bel colpo. Dunque, spostiamo la statua. Sai cos'è che vorrei fare io durante tutta la serie? Vorrei fare una cosa che non sono mai riuscito a fare da bambino, ovvero ottenere tutti i Digin. Da bambino sono arrivato molto vicino. Ero arrivato ad ottenerne tutti di due tipi e me ne mancava uno per due. Solo che non mi ricordo di quali al momento. E la cosa mi ha dato un fastidio adesso come adesso. Da bambino magari neanche me fregava. Però io vorrei fare una giocata perfetta, cosa che non sono mai riuscito a fare appunto. E vorrei esportare il salvataggio di questo gioco in quello successivo, con il salvataggio puro, nel senso voglio portare esattamente quello che faremo qua nel prossimo gioco. Non voglio portare, diciamo, un salvataggio 100% completato con tutti gli oggetti, anche se volendo potremmo farlo, nessuno ce lo impedirebbe, a parte loro. Loro sono esattamente qui per impedirci la nostra felicità, vero? Tacate! Sacate! E ora muoiono tutti. Oh no, è sopravvissuto. Complimenti. Ecco qua. Bastava proprio una schicchera dietro l'orecchio per farlo ammazzare. Statua da Clunce. Colui che onora il cuore della dea dovrà stare al centro di tutto, come un cigno al centro di un laghetto increspato. Ci penso io, signora. Ma fammi indovinare, è diventato un teletrasporto? No, abbiamo la possibilità di salire sull'acqua ora. Ah, giusto, aspetta. Iniziamo da questo. Abbiamo tre saltelli aggraziatissimi. Ecco qua. Vediamo. Oh, siamo usciti dall'acqua, vedo. E possiamo rientrarci. Dobbiamo ricordarci di questo. Vediamo. Qui si può entrare? Direi di no. Qui si può entrare. E c'è un altro forziere. Ecco qua, a posto. Vediamo. Abbiamo trovato una corazza psi. Vediamola. La corazza psi, 81 di difesa per Garrett, 66 per noi, che sarebbe buona, e per gli altri non serve a nulla. Garrett è 71 di difesa, quindi converrebbe darla a noi. Torniamo indietro. Vedi, una volta che dici torna indietro e ti appare subito qualcuno. Oh no, mi ha lanciato delle bolle d'acqua. Maledetto. What the... Bravo Garrett. E vediamo qua dentro. Oh, il nostro primo Mimic. Buongiorno Mimic. Mimicante poi, neanche Mimic. Comunque, cerchiamo di spaccarlo il prima possibile. Non credo sia troppo forte, nel senso, non ci dovrebbe ammazzare, spero. Spero. Vediamo. È ancora vivo, eh. A proposito di Mia, scusa un attimo, ma tu... Ah, ok, ce l'hai attivo, meno male. Ok, per un attimo ho pensato che fosse ancora disattivato. Dai, muori, mimicante. Ancora, quanto è vivo? Quanta vita c'hai? Madonna mia! Due serie intere di colpi del... Oh, meno male.
Linfa vitale. Ah, bello. Stavo dicendo, tutta una serie di colpi ed era ancora vivo. Ecco qua, allora, di qua c'è una pedana, ma per il momento non possiamo andarci. Possiamo andare di qua però. 1, 2, 3. Non credo che ci sia di aiuto, vero? Oh, Garrett è salito di livello. Giriamo da questa parte ora. Vediamo dove ci conduce. Ecco qui. Allora, ora credo, esatto, che dobbiamo proseguire da questo lato prima. Prendiamo questo forziere. Una bomba del sonno, vabbè, niente di eccezionale, ma schifo non ci fa. Ora, torniamo qui. Ecco qua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E via, in realtà questo non mi serviva. Proseguiamo. Ora andiamo. Ah. Troppe melme. Oh, palla di fuoco che costa 12. Però al momento meglio conservarle e non abusare di questi attacchi troppo potenti. Anche se in realtà sono qui proprio per quello, però. Ecco, fatto. Anche perché Garrett alla fine attacca per terzo, quindi sarebbe inutile usare un attacco così potente se lo fa l'ultimo. Esatto, ti sarebbe piaciuto. Zaccate, morto. Oh, e anche il nostro Ivan sale di livello. Turbo raggio. Mia, tra quanto sali di livello tu? Turbo raggio, la versione più potente di raggio. Ottimo. E ora dobbiamo proseguire da questo lato. Eccoci qua. Zaccate. Proseguiamo. Anzi, aspetta. Ah, giusto, no, stavo per fare una cavolata. Stavo per andare da quel lato lì che non dovevamo. Di qua c'è qualcosa? Ovviamente, ma manca l'acqua, elemento principale per attivare la suddetta magia. Allora, un giochino di tubi, eh? Prima di tutto vediamo, esatto, se c'era qualcosa, ma sembrerebbe di no. Quindi, questo... Ah, aspetta, già sbagliato. Dicevo, questo lo spingiamo giù. Questo lo spingiamo su. Questo ora lo spingiamo su. E dopo quello, ultimo tubo. Ecco fatto. Che poi ora... Si è riempito all'istante. Magia. Beh sì, effettivamente. Allora, credo che di qua siamo nella parte giusta, quindi torniamo un attimo indietro. Ok, qua non c'è nulla. A posto. E allora possiamo proseguire. Quindi 1, 2, 3 e 4 e via. Proseguiamo e saliamo. Che tra l'altro c'è una cosa che ancora non abbiamo trovato qui, che spero di trovare, esatto, tra proprio poco tempo. Ci manca una piccola creatura, diciamo. Ci manca una piccola creatura. Allora, credo sia molto semplice. Dobbiamo prima far partire questo qua in fondo. Oh, sono andato di nuovo dalla parte sbagliata, scusami. Dobbiamo andare da questo lato. Spingere il tubo. Ecco qua. Così che questo venga spinto qui. Ora lo rispingiamo indietro. Ecco fatto. Quello lo spinge in avanti. Ora torniamo di nuovo dall'altro lato. Questi piccoli enigmi sono quelli che apprezzo di più, perché non sono troppo complessi, ti fanno comunque godere il gioco. Ecco qua, si riattiva di nuovo quella di prima, ma a noi non ci interessa perché facciamo così. Ecco fatto, e ora, scendendo di sotto, spingiamo l'ultima pompa d'acqua. Stata da crunce! Oh, peccato, speravo facesse centro. E ora lo mettiamo qua sopra. Ecco fatto. Eccoci qua, a posto. Porta aperta.
Quale di queste sarà quella giusta? Forse nessuna, forse tutte? No, questa qui. Allora, aspetta, prima di proseguire, fammi vedere se dall'altro lato c'è qualcosa che dobbiamo prendere. Ad esempio, ecco fatto. C'è un altro forziere, vedo, eh. Oh, ma guarda un po'. Allora. Questa la dobbiamo respingere. Ah, ma così funzioni tu? Speravo me la lasciasse aperta, però vabbè. Vabbè, iniziamo prendendo questo. Una noce. Wow, che premio. Non è un oggetto che già abbiamo trovato più volte da nemici che non dovevo ancora affrontare, vero? E saliamo di sopra. Quale di queste sarà quella giusta? Non lo so, prima dobbiamo combattere queste bestiacce. 81 di danno, non male. Beh, direi che fra me e Ivan al momento ce la caviamo alla grande con gli attacchi, no? Dunque, c'è qualcosa qui? Certo che c'è qualcosa qua in fondo. E credo che sia la strada giusta, quindi vediamo prima se c'è esatto qualcosa. Ciao, esatto, io te cercavo, esattamente te cercavo. Sapevo, lo sapevo che avremmo combattuto. Eppure ci speravo che non fosse così. Attacchiamo con tutti i colpi più potenti che abbiamo. 62. Non farmi del male. Poteva andare peggio. Potevamo morire tutti male. Ecco, qua ti prego muori. Non è ancora vivo. Allora, dobbiamo curare Ivan e Mia, purtroppo. No, è giusto, noi non abbiamo più nulla qui. Speriamo che muoia, maledizione. Allora, usiamo proprio le noci che abbiamo ottenuto poco fa. Oh, è morto, che culo. E Mia è salita di livello, perfetto. Perfetto, così non abbiamo neanche sprecato la noce. Digin Zuppo si è unito a Garrett, ma Garrett è la persona più sbagliata al momento. Vediamo cosa otterresti. Taglio, bomba, esplosione, veleno, cura e ripristino. Oddio, è un po' una merda. Allora, lo diamo a lui, vediamo cosa succede. Neve, plasma, lo tieni. Otterrebbe impatto, ma non ci serve. Diamolo, proviamo al posto suo, vediamo cosa otterresti. Taglio, spine e rovi. Un po' una merda anche questo. Al posto di febbre invece? Squarcio e mega squarcio. Non sarebbe male. Mentre tu sempre rovi e spine. Ok, diamola a Mia, che così aumentiamo le sue statistiche, che al momento sono un filo sotto. Altro? C'è qualcos'altro in queste zone? Sembrerebbe di no. Perfetto. Ciò che dovevo ottenere l'abbiamo ottenuto. Sono contento esattamente così. Spero più che altro che Mia sia pronta per questa zona. È l'unica preoccupazione. È l'unica preoccupazione che ho purtroppo al momento. Ecco fatto, vediamo. Cioè, o meglio, non per la zona in sé, ma per il nemico che troveremo in cima. Cavolo, Mia è più veloce di Garrett adesso. No, che palle Garrett, sei lento. Oh. E non dovresti essere lento, sei un cazzo di guerriero, non devi essere tu più veloce del... Non dovresti essere più lento di un mago, anche se il mago giustamente ha meno peso sulle spalle, per carità, però... Ecco qua. Dovremmo essere riusciti ad ucciderli già adesso, vero? No, ancora un colpo, immagino. Purtroppo solo Ivan è sotto di punti vita. Solo Ivan è ancora sotto. Ma perché Mia giustamente ha appena preso un altro Digin del suo tipo, e quindi il bonus se l'è meritato. Va bene, vediamo. Altra cascata. Qua non si entra, qua non si entra. Qua c'è qualcosa in fondo.
Che palle, basta. Ho capito che... che siete qui per fermarci, però, cavolo. Fammi almeno finire di discutere. Vediamo, dicevo, non c'è nulla. Ok. Allora, qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Qua non c'è niente. Qua non c'è nulla. E qua si prosegue, perfetto. Allora, speriamo di essere quasi arrivati. Sai che mi sa che ci siamo? Mi sa che siamo vicini alla cima. Oh, finalmente! Colui che onora la dea degli arcobaleni sarà portato in cielo su ali di liquida grazia. Insomma, fai l'offerta alla statua e vola in alto. Posso entrare? Perfetto, entriamo. Ma dobbiamo farlo tutti. Per favore, no, io non voglio bagnarmi. Vai tu prima. Solo noi abbiamo fatto la figura dei coglioni.